Buongiorno, sono Andrea Morza, sono il presidente di Federmanager Bologna. Oggi sono qui perché vorrei lanciare un messaggio ai nostri associati e a chi non ci conosce, proprio per aggiornare i primi e spiegare ai secondi che cosa siamo e cosa vogliamo fare. Federmanager in Italia rappresenta 180.000 dirigenti ed è il sindacato, io più amo chiamarlo associazione, che appunto riunisce 180.000 manager, ne tutela i diritti attraverso i contratti sia per il comparto industriale che per il comparto dei servizi. Ma è anche molto di più: Federmanager attraverso il contratto negli anni ha creato fondi di sostegno a quelle che sono le attività assistenziali, previdenziali e formative dei manager nostri associati, ma anche creato un'organizzazione suddivisa capitalmente in 58 associazioni territoriali che hanno come obiettivo quello di essere un po', mi piacerebbe chiamarla così, la casa e il punto di incontro dei manager occupati, inoccupati, pensionati, per supportarli con consigli e con una struttura consulenziale che a seconda delle dimensioni dell'organizzazione è più o meno strutturata. Credo che un vero manager, il manager che io amo rappresentare, sia un manager che è il comandante della nave ed è l'ultimo a lasciare la nave e porta in salvo tutti i partecipanti e tutti gli ospiti della nave, con pensieri diversi, con idee, perché le idee diverse in una nostra associazione che è trasversale sono un elemento di crescita, sono un elemento di arricchimento, però poi alla fine gli obiettivi per uscire devono essere obiettivi. Il contesto di oggi è completamente diverso, è un mondo molto imprevedibile quello che abbiamo di fronte, che può essere foriero di grandi opportunità, ma le opportunità che si possono cavalcare soltanto con un concetto di umiltà, per cui di ascolto e di fiducia, due elementi che oggi sembrano mancare. Ecco, all'interno della nostra organizzazione stiamo cercando di creare questo. Vorrei soltanto sottolineare quelli che oggi ritengo siano degli aspetti essenziali e importanti della nostra attività, che si aggiungono quell'esperienza di eccellenza che ho ricordato prima e che possono diventare elementi interessanti per manager di potenziale, manager di successo che possono sentirsi coinvolti nella nostra organizzazione. Io ritengo che qualsiasi attività che nasce nel nostro territorio, nel momento in cui viene progettata, richiede poi di risorse umane, sia professionali che operai di officina per poterla realizzare. Questo paese che è privo di materie prime è un paese trasformatore. Forse l'errore che abbiamo commesso nel passato è perdere un po' la nostra identità industriale, che peraltro io ho l'onore di rappresentare con questi manager, e la necessità di ritornarci. Io credo che nessuno possa competere con l'intelligenza italiana nel momento in cui ci si mette nella realizzazione di un prodotto. Saremo lieti, siamo felici di poter ospitarvi nei nostri incontri, soprattutto negli strumenti manageriali, con format che abbiamo creato, aperto a tutti, iscritti e non, per poter conoscerci meglio, per poter stare un po' insieme, per poter discutere insieme di quelli che sono gli obiettivi e i progetti che ognuno di noi ha. Penso che possa essere una cosa utile quella di poter frequentarci, conoscerci o via telematica attraverso gli indirizzi, i social network che abbiamo creato e li abbiamo messo a disposizione di chi ci vorrà seguire,
ma soprattutto venirci a trovare presso la nostra sede e conoscerci di persona. Pertanto auspico di poterci incontrare vis-à-vis in un prossimo futuro.